Ma nel bel mezzo della tempesta giudiziaria avviene qualcosa di molto importante per l'economia italiana. La questione della svalutazione della lira è una storia, io dico, del tradimento della Repubblica. All'inizio del 1990 la lira era nella cosiddetta banda larga del sistema monetario europeo. Che cosa accadde nel gennaio del 90? Che il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, decise di passare la lira dalla banda larga alla banda stretta. Significava che quella lira doveva avere una forza e per avere una forza bisognava offrire alti tassi di interesse. Se mi domandate perché fu fatto questo passaggio, non c'era alcuna esigenza di carattere economico, né nessuno ce l'aveva chiesto. L'agenzia internazionale Moody's inaspettatamente declassa la moneta italiana. Nel settembre del 1992 inizia un violento attacco alla lira che, per essere difesa, viene svalutata del 30% dal governo Amato. La Banca d'Italia spende 14.000 miliardi. Il governatore della banca Ciampi in poche settimane distrusse qualcosa come 15.000 miliardi di lire. Per la insipienza del governatore della Banca d'Italia dell'epoca, alcuni soliti noti trasferirono in valuta estera ben 30.000 miliardi di vecchie lire, che nello spazio di 15 giorni avevano perso il 30% del valore. Per cui chi aveva comprato 30.000 miliardi di lire li aveva tramutati in dollari, si trovò in dollari una plusvalenza del 30%, tanto per far di conto della serva, 9.000 miliardi in più esentasse. Il finanziere squalo Soros fece una colossale speculazione sulla lira, guadagnando non so quale cifra colossale. Dopo questa sua impresa, a riconoscimento, ebbe la laurea honoris causa dell'Università di Bologna. Grandi intrighi, grandi avventure, alle quali sono portati molto spesso, soprattutto, i grandi gruppi finanziari.